Sì, andiamo, senza... Eccoci qua, stasera abbiamo un esponente particolare della formazione Più Europa. Buonasera, ciao Michele. Ma quanto sei stronzo. Iniziamo la grande, via. Perfetto. Ciao Ernesto, come stai? Bene, Michele, te? È un po' che non ci si vedeva su questi schermi. È vero, è vero. Siccome qua ho finito per parlare due o tre volte consecutive delle mie opinioni sulle elezioni di cosa non... E quali sono le tue opinioni? Dimmi, raccontami. No, no, appunto, no. Me la son persa questa cosa, no, me la son persa, raccontami, no? Non mi freghi, avevamo fatto l'accordo che interrogavo io e te. Abbiamo parlato... l'accordo abbiamo fatto, va bene. Ma sì. Allora, certo, tu invece mi avevi cominciato a dire, ma guarda, sono incerto fra questo e quello. E io ti ho detto che registriamo. Allora, cos'è che avrei in mente? Guarda, io allora ero incerto. Allora, premesso che è difficile riconoscersi in un partito fra i votabili, bisogna votare o in maniera razionale, proprio matematica, e quindi votare secondo me Più Europa, e quindi giocarsi, insomma, una scommessa che se entra fa tanto danno, se non entra è bene o male come essersi astenuti. Oppure, scusa, devo dire la verità, fa tanto danno? Più Europa, se passa, insomma, confluisce in un partito antisovranista pieno, leva, mi pare, tre seggi ai sovranisti e li dà chi? E soddisfa anche... E? Li dà chi? Li leva ai sovranisti e poi confluirà, insomma, nell'Alde, no? Sì, ma... Perché li leva ai sovranisti e non al PD? Perché al PD... perché li leva al PD? Perché il PD... Li leverà agli altri, dipenderà dalla distribuzione... Li leverà a chi li leverà, ma non è ovvio che li debba levare ai cosiddetti sovranisti, ma li leva a Forza Italia. Che cazzo ne so? Cioè, uno a Forza Italia, uno al PD, uno a 5 Stelle, una roba del genere. No, non dovrebbe. Ma come no? Perché? Perché mai dovrebbe togliere nella ripartizione percentuale dei voti, dovrebbe togliere... Perché se supera lo sbarramento li leva per forza ai sovranisti. È quel per forza, me devi... E gli altri passano, è perché gli altri lo passano lo sbarramento. Ma appunto, ma siccome i voti vengono ridistribuiti in percentuale, dopo che passa lo sbarramento, c'è un 4%. Se passa lo sbarramento, insomma, che è praticamente una cosa... Se passa lo sbarramento... Improbabile. No, ma non importa, questo lo lasciamo stare. Se passa lo sbarramento... Attento, c'erano due partiti, facciamo così. Ognuno dei quali aveva passato lo sbarramento, ognuno dei quali aveva preso il 50% dei voti. Ok? E se sì, i seggi a metà, 50 e 50. D'accordo? Sì. Entra un terzo partito che ha il 4, quindi invece di esserci 100 voti ce ne sono 104 e ci sono sempre 100 seggi. Allora, insomma, come il 4 di 100, il 4 di 104 è o meno, è più o meno il 3 e rotti. Vabbè, facciamo così, facciamo conto tondo. Sì. Questi toglieranno un seggio e mezzo a chi ne aveva 50 da entrambi i lati, quindi quello che ne aveva 50 di rosso ne avrà 48 e mezzo e quello che ne aveva 50 nero ne avrà 48 e mezzo. Perché mai dovrebbe toglierli a uno solo? Qual è la ragione? È la ragione che se passa prende tre, la ragione è che parte o zero o tre. E chi se ne frega? Te l'ho appena fatto l'esempio. Ho capito chi se ne frega. Però no, se io non voglio votare PD... Per esempio, Ernè. La statistica sei bravo. Devi pure essere bravo. Certo, certo. Allora, ci sono tre partiti che concorrono. Sì. Per 100 seggi in totale. Sì. In una situazione, due partiti fanno 50 voti cada uno e il terzo ne fa 3,99 e rimane fuori. Sì. Questa è una situazione. In quella situazione si qualificano solo i due partiti che hanno preso 50 voti a testa. Siccome è pari e patta, il sistema è proporzionale, ognuno di loro si prende 50 seggi. Perfetto. Bene.
Perché tu mi dici che... La situazione, mancava il voto di Ernesto e quello di Michele, si aggiungono il voto di Ernesto e di Michele, e il terzo partito, che prima faceva 3,99999999, ok? Adesso arriva il 4. Esatto. Perfetto. Allora, non ci sono più solo 100 voti validi, 50 e 50, ce ne sono 104. Perfetto. I seggi però sono sempre 100. Giusto? Assolutamente, certo. Bene, quindi i quattro voti vanno devono acquisire dei seggi che prima erano di qualcun altro, giusto? Certo. Bene, allora siccome quattro voti su 104, come abbiamo detto, abbiamo fatto il conto tondo ovviamente, perché il numero è leggermente diverso. Sì. Sarà 3,7, 3,8, no? 4 su 104. Quanto prende il PD? Quanti seggi prende? Non importa, sta attento, ascolta il mio esempio. Sì. Non mi fare come quelli del bar che gli stai facendo. No, no. Allora, adesso questi quattro voti devono prendere dei seggi anche loro. Siccome valgono 3,8, prenderanno 3,8 seggi. Bene. Gli altri prenderanno rispettivamente quello che rimane. Se da 100 togli 3,8, ne rimangono 96,2. Perfetto. Diviso 2. Prenderanno rispettivamente 48,1 e 48,1. Perfetto. Bene, allora il nuovo arrivato, come vedi, ha tolto 1,9 seggi al partito rosso e 1,9 seggi al partito nero. Non li ha tolti tutti al partito nero. Assolutamente. E questo va bene per scelta più Europa. Oh, ma se poi vai a sommare i voti del Partito Rosso e di Più Europa, a chi hai fatto danno? Al Partito Nero. Sì, ma per sì. Ma per metà. E va benissimo, per metà, ma sempre danno lì hai fatto. Allora, punto numero uno. Anzitutto hai fatto danno a tutti e due, perché visto che competono, il Partito Rosso sta con il Partito Socialista Europeo. Questi di Europa, questa strana configurazione arcobaleno che ha dentro tutto, un detrattore di Juncker che ritiene che sia un malato pazzo, un ex Movimento 5 Stelle che si è scoperto grande politico europeo e verde. Sei verde anche tu? Sei un gretino? No. Ah. No. È una signora ottantenne che ha servito Berlusconi e tanti altri, però c'è una certa fama. È uno che ha fatto parte di tutti i partiti dell'arco parlamentare, oltre al dottor Tabacci. Questo grande nuovo partito, che secondo te ci salverà dai sovrani? No, ma no, non è così, non è che questo grande partito ci salverà. Però se partiamo dal ragionamento iniziale 50 e 50 ed entra la scommessa del 4%, io bene o male ho spostato dei seggi dalla parte che insomma vota PD, considero. Ma non ho, ma vota PD se trovi qualcuno che qua devi votare il nome. Ecco, PD, forse un nome potrebbe essere Bartolo, che è il medico di Lampedusa, però PD non è che io mi riconosca tantissimo, ma né mi riconosco in più Europa. Ma assolutamente no, per questo allora soddisfa l'utilità di o non voto, mi astengo, che penso sia quello che hai in mente te, oppure sai che ti dico, a questo punto mi gioco questa scommessa che se entra fa danno, se non entra, pazienza. Perché il minimo di seggi che prenderebbe Più Europa superando lo sbarramento fa più danno che se io dessi il voto singolo al PD. Mica, dai, sono matematico. Sono un po' confuso perché è ovvio che siccome è una probabilità 0,8 che il tuo voto non valga un certo. È una probabilità 0,2 che il tuo voto valga 1,9. Se stai confrontando questo con la probabilità... No, ma io hai perfettamente... È proprio quello. ...percento che il tuo... Adesso viene fuori che io sto sostenendo che bisogna votare PD. Sto solo cercando di farti capire che certi ragionamenti che voi pensate siano razionali, tattici, non lo sono. Se davvero pensate che si voti solo, che il grande pericolo in Europa sia quello sovranista, non lo è, come gli exit poll... Questo è importante, vedi? Invece io devo dire che un po' cosa vi può pensare che il grande pericolo europeo
sia il sovranismo, il grande pericolo europeo è la mancanza di idee europee, non il sovranismo. Quello è sicuramente vero, sicuramente vero. Però io penso che avere una forza sovranista che aumenti la confusione e il disordine non sia proprio il massimo. Cioè preferisco avere un po' più di gente che avrà idee magari confuse, ma che comunque ha intenzione di tenerla insieme questa Europa. E poi? E poi, Michele, aspettiamo che arrivi qualche altra forza, insomma, che ci coinvolga tutti quanti. E... ma non arriverà mai finché voti le forze che ci sono. E perché? Perché e questo io non capisco. Non so gli energie che dai a loro. Lo so, allora, e questo è giusto, però sai, e questo è un altro dei motivi per cui voto, per cui avevo pensato a più Europa. Questo è un discorso giusto, io capisco. Però non votare, secondo me, in questo momento è troppo rischioso. Secondo me è un bel segnale forte se magari andassero le cose come io credo un po' tutti ci speriamo, possa essere importante. Ma proprio anche per la nascita di forze alternative che stanno germogliando. Liberi Oltre è un germoglio che potrebbe dar vita a chissà cosa. Lasciamo stare Liberi Oltre, no, non mi interessa, non è nel Liberi Oltre. Ho capito, a me interessa. No, sto cercando di capire qual è la logica di voi che votate i cialtroni, quelli dei pullman. Allora, è vero, è verissimo. In che senso, pensarmi, dovete spiegare, in che senso quelli dei pullman o quelli di Zingaretti sono meglio di Di Maio o della Casaleggio Associato? Assolutamente no, bravissimo. È verissimo, hai perfettamente ragione. Ma io lo dico, assolutamente no. Ma chi, è quello il problema. Allora perché li votate, scusa? Perché vi piace? Per far danno, voto strategico direbbero quelli bravi. Per danno a voi stessi? Ma non penso. Perché a noi stessi? Questi vi hanno governato per 50 anni e il risultato ce l'avete sugli occhi. Beh, oddio, più Europa non è che ci ha governato. Sì, vabbè, Tabacci, insomma, è stato... Sì, beh, è vero. Bonino, però, la vedova? Sì, sì, è vero, è vero, è vero. Hai perfettamente ragione, però... Dove va l'elenco? No, 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 è verissimo, è verissimo. Però Michele, il punto è che non votare, non votare vuol dire veramente regalare importanza ai voti sovranisti. Ma pure quella è matematica. Se non voto io, il voto dell'omologo Ernesto comunque sia varrà una frazione in più. Varrà, insomma, il numero dei votanti meno Ernesto in più. Quello è il punto. Cioè, tu sei convinto di questa cosa? No, no, ma io non sono convinto. Io a parte che non sono convinto, sono una persona con mille dubbi che cerca di riflettere. Però fra il non votare e tentarmi questa carta, devo dire che per quanto ho riflettuto, conviene votare. Conviene votare e conviene adoperarsi per creare un'alternativa nuova sul serio, ma nuova sul serio, non a chiacchiere, che sia proprio nuova, nuova, nuova. Giriamo intorno all'argomento, adesso cambiamo argomento, però per chiudere. Siete un po' schizofrenici voi italiani di buona intenzione. Lo so, ma in questo è un periodo schizofrenico. Per chi mi ha portato qua nella speranza che qualcun altro, visto che non ascoltate, visto che non lo votate, visto che non gli segnalate di aver bisogno di lui o di lei, si inventi di costruire il partito di cui avete bisogno. Siete un po' strani, io ve lo dico. No. Allora, è un periodo strano, Michele, assolutamente. Ma siccome l'avete sempre fatto, dai tempi antichi di Montanelli, che probabilmente, essendo uno che aveva sopravvissuto allegramente sotto il regime, sapeva come barcamenarsi, ha spiegato che lui era contro, però intanto votava a favore. Lo so, ma... pure Pannella diceva sempre ragione, ma non mi votate mai. La classe italiana è la classe dirigente che si merita, per quello c'è Salvini. Questo è pienamente vero, è verissimo. Mea culpa, mea e di tanti altri. Cos'altro sta succedendo nel bel paese che io mi sono perso a parte nel bel paese. Sommerso dai lavori che ho dovuto fare alle incombenze dopo l'arrivo nel bel paese. Ho seguito meno il paese dopo il mio arrivo di quanto lo seguivo prima, stando bene a casa mia in America.
Che sta succedendo? Che c'è un caos Ernesto, totale? Tu sei sempre on top of thing, Ernesto, dai, tu sei on top of thing. Io, ogni volta che vado a vedere la pagina tua c'è sempre tutto, li controlli tutti. No, io li controllo abbastanza, sì, ma soprattutto controllo l'area Lega. Devo dire che 5 Stelle li controllo meno, forse con colpa, sbagliando, però controllo quelli che secondo me sono pericolosi per la mia sfera, insomma, di sensibilità. E quindi niente, no, le solite cose. Questa cosa che hai ritwittato di Alex Orlovsky su una tal Patrizia Ramazzini. Sì, adesso. È uscita adesso, sono praticamente, a quanto ho capito, hanno messo in rete delle mail che fanno capo alla Lega Nord, dove c'è questa signora Patrizia Rametta che, a quanto ho letto, si occupava di finanziamenti, insomma, però non sono riuscito a leggere niente perché il server non funziona, un po' è giù, forse c'è troppo accesso, troppo traffico. Appena, insomma, e giù il server di dove hanno messo. Sì, bravissimo, questa email. La signora Rametta, che è un simpatico personaggio, amica, insomma, che conosciamo, insomma, amica di Bagnai, di Borghio, perlomeno, insomma, si fa un sacco di. Ah sì, di io non sapevo nemmeno l'esistenza di questa. Questa chi è? Sì, questa è una signora che ha lanciato l'attacco climatico contro il governo, ovvero, insomma, ci sono delle forze straniere che spostano le nuvole sull'Italia. Stai andando a vomitare? No. No, sono andato a prendermi. Perfetto. Eccola. E niente, insomma, e quindi ha detto che ci sono delle potenze straniere che spostano le nuvole e ci mandano dei raggi Dai, sul perché sono governo. impazzita, però, perché, allora, perché mai Ma dovrei. è impazzita, che ne so, è impazzita. Io la vedo un sacco di convegni con Bagnai, Borghi, se fanno foto Ah, insieme, sarà sì? impazzita. Eh sì, capito, però con Foa, abbracciata a Foa, il presidente della RAI. Io sono preoccupato, ma come me spero, Beh, ma insomma, si quelli lì preoccupa sono lei. i peggiori, cioè Foa è un notorio contaballe di dimensioni stratosferiche, no? Ma io Beh, so che stava in Svizzera e mi ricordo, insomma, a quanto ho capito erano contenti quando fu incaricato di presiedere la questa RAI. fa parte di questo strano gruppo svizzero su cui operava lui. Ma non noi, non noi, no, questa è una signora siciliana, a quanto credo, insomma, che ha queste. Sì, è una grande attivista, insomma, una signora che si spende tanto. Ora non ho capito se si è spesa anche in Russia, non si riesce a capire appena. Cioè, però ecco, ora vediamo, che ne Vuoi so. dire se ha fatto le spese in Russia? Non lo so, sì, non sappiamo niente, ancora non abbiamo nessuna notizia, appena riusciamo a scaricare Quindi qualche degli hacker hanno pastebin. Ok, ci sono arrivato anch'io. Pastebin, legacy email server. Vabbè, dopo bisogna fare una ricerca. Se farla qua finché stiamo chiacchierando, non è il caso. Io pensavo che tu invece avessi notato le nuove teorie di Claudio Borghi, che è liberista in espansione e keynesiano in recessione. Insomma, lui riesce a fare un po' tutto perché ha questa possibilità poi Cosa, di prevedere. tutto il crostarolo, siccome io, come tu ben sai, i termini liberisti che Sono nuove. li ho cancellati. Quale altra stronzata ha detto il crostarolo? Claudio ha detto che bisogna la nuova teoria Ma siete economica. amici? Da perseguire è essere liberisti in espansione e keynesiani in recessione. Oddio, ci sarebbe da capire come fa a anticipare espansione e recessione, ma questo è un dettaglio che, insomma, trascurabile, perché lui riesce a cambiare immediatamente, riesce a fare un sacco di cose. Era quello che voleva assumere in recessione e licenziare in espansione, era fantastico, delle teorie anticicliche meravigliose. Vabbè, è vero, mantiene la disoccupazione stabile. È certo. Se licenzi la gente quando è utile Esatto. È produrre dei stabile, la mantiene stabile nel senso che no, aumenta e basta. oppure l'assumi quando non c'è bisogno e non sai cosa Esattamente. fargli fare, Falliscono perché magari lo tutti. stesso hai la Esatto. garanzia totale che fai fallire l'intero paese. Bravissimo. Quindi la disoccupazione è totale e ti cercano totalmente proprio ovunque tu vada, insomma, inseguendoti coi forconi proprio. Però queste sono cose meravigliose, cioè la gente le dovrebbe capire queste, sono cose Ma meravigliose, quello lì, Valeria, cioè, quello lì meravigliose. secondo me, posso dirti, Sì. secondo me quello lì non gli par vero.
Ma guarda che è un genio, Borghi è un genio. Tutti a voi siete convinti che è un genio. Borghi. Chi ha detto? Io non sono particolarmente intelligente, né particolarmente. Esatto. Però ce ne sono tantissimi ancora meno intelligenti, ancora meno. Bravissimo, bravissimo. Io adesso parlo solo a loro, meno esatto. Di tutti gli altri come Ernesto, più intelligenti, più istruiti di me, che mi parlano giustamente per le fregnacce che dico, e io racconto a quelli meno intelligenti e meno istruiti di me delle fregnacce infinite che loro amano sentirsi dire. Ma è doppiamente genio, perché che cosa fa? Qual è stato il colpo vero di Borghi? Presentare Bagnai. Ah, dici, è stato lui? Certo, ma qua è una strategia sopraffina. Cioè, Borghi è geniale. Io mano a mano che studio il percorso di questo ragazzo, di questo è un genio. Perché... Ma non aveva cominciato prima Bagnai? Ma no, è Borghi, penso, che l'ha tirato dentro Borghi, perché dice con questo io farò sempre una gran figura. Ma è impossibile. Non so. Capito? Quindi è fatta. Cioè, io è lì che vedo la genialità nelle persone, che non importa che tu sappia quello che dici, ma veramente... Stai dicendo, vediamo un po' se l'asino l'ho capito, L'asino sta dicendo che Borghi, è vero che... Però ha detto, ce n'è uno lì che fa pure il professore, che io sono... Esatto! Che è il mio termine di paragone. Un adjunct alla Cattolica, pure mi licenziano. Lui è pure professore associato. Esatto. E sa meno di me, e non è ovvio che sia più sveglio di me. Esatto, esatto. Cioè, avrà visto, quando Borghi ha visto i grafici con Righello, ha fatto è fatta. È così, ha detto, via, vieni dentro anche te. Cioè, è stata una mossa geniale. E io veramente... Genio del male. No, no, io... Tanto di cappello, guarda. Che non ho, ma me lo toglierei. Tanto di cappello. Ma allora è per quello che lo chiami Claudio, vi sentite? Vivi? Claudio, no, sempre. Tutte le sere. Ah, sì? Sì. Adesso. È perché sta qua a Roma, capito? L'hai visto come si è subito ambientato? Sono sicuro. E c'è un buco di cinta in più, almeno. Un paio di buchi di cinta in più, là. Anche due, no? Vedi, sta tutto sereno, pacioso. Io me lo ricordo, bevevo il caffè nervoso prima della gabbia, era lì. Lo so, No, adesso Roma rifà. Roma è un palcoscenico, gli piace tantissimo la plastica. Ma certo. Lui sentiva la propria della massa, non lo fermava più nessuno. Certo, ma io tanto prima o poi ci sarà il modo di combinare un incontro. Sì, in fra te e Borghi, ma lo chiami? No, fra te e Borghi, ma che fra me? Ma che ne ho già avuti quanti, basta, ma ti immagini se mi metto più a discutere con quello lì? Ma no, adesso... Ma io la trovo, invece, ma Michele... Io voglio bene a te. Voglio Michele. A parte degli abitanti di questo paese. Un po' mi diverto a fare quello che facciamo. Bravo, Michele. Puoi chiedere. Michele. Tu Michele, posso chiedere? No, Michele, sì, posso chiedere. Non lo faccio. Posso e te lo chiederemo, Michele. No, datemi la di Donato. La Bifarini, gliel'avevo chiesto la Bifarini. Certo. Però diciamo, tu porti sfiga, Perché no. Con tutti quelli con cui mi ha raccomandato, esatto. È stato uno, Calenda, la Bifarini, la Lady Donato, adesso Borghi. No, Calenda ecco, mi riprometto. Ho paura di te. Allora, Calenda, mi riprometto di continuare a provare a organizzare l'incontro con te, Gianluca, Calenda e Costantino, assolutamente. Voi tre dovete entrare Calenda. Dopo le lezioni io... Non vorrei mettere... Thomas, no? E Thomas anche, certo. E cercherò... Questa è una cosa che non lo inseguo per Roma, insomma, prima o poi lo beccherò. O mi fa arrestare, che ne so, ma non importa. Lo becco e glielo chiedo proprio di persona. Anzi, Carlo, se ci senti e trovi uno che ti avvicina come un pazzo, non temere, sono io che ti voglio chiedere, insomma, se incontri Thomas, Michele, Costantino e Gianluca, i miei amichetti. Stai subito dietro la maschera, Musso. Certo. Ma guarda, l'estate voglio vedere se vai avanti ancora con la bisogna maschera. Essere perseveranti nella vita. Perseveranti? Ecco, esatto. Via. Vabbè, cos'altro? Cioè, ma tu come la vedi? Secondo te cosa succede lunedì? Succede che io quello che la vedo è che ci sarà un bel ridimensionamento delle forze sovraniste, ci sarà un rafforzamento del PD. Mm-hmm. Sì, quello è ovvio. Non credo che più Europa passi lo sbarramento,
insomma, sarà molto 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 difficile. E 5 stelle praticamente ce li giocheremo, nel senso che verranno maciullati, e il problema è che in Italia non cambierà assolutamente niente, cioè non può succedere quello che vuoi, ma continuerà così com'è. Che è? Hai colto il punto. Vedi? Mi facevi scemotto, invece, Perché decine di migliaia, centinaia di migliaia di ben pensanti, di persone per bene come te, faranno lo stesso errore che fai tu. Voteranno o ben PD, o ben Forza Italia, o ben più Europa, perché comunque bisogna votare contro. E a causa vostra, a causa, siete pochi ma eletti, continueranno ad avere la rappresentanza dell'opposizione, costoro, e non si aprirà lo spazio per nessuno. Ma detto questo, tuo di 12 ore fa, che mi ha incuriosito, ho pure fatto la domanda, forse mai risposto, ma non l'ho vista. La scarsità dei posti in barca colpisce ancora. Che cazzo? No, quella è una foto meravigliosa, è una foto dello Yacht Club di Como, dove... Lasciami che la faccia vedere. Guarda, è bellissimo, ci sono delle persone chiaramente... Ma certo, ma guarda che... Di altissimo livello, hanno dei c'è tutto un amici, sono, insomma... C'è la, guarda, io non so se voi avete notato, c'è la signora con i capelli bianchi a destra dietro, ecco, quella signora è un'immagine meravigliosa. Aspetta, forse non si può, forse stiamo violando la privacy per caso? No, l'ha pubblicata su un profilo Twitter, quindi non credo che violiamo la privacy. In questo cazzo di paese io scopro continuamente una legge? Non lo so, non ho idea, Michela, non credo. Edotto. Comunque, ecco, questa foto che abbiamo mostrato cosa mostra? Perché ha scatenato la tua ironia? Mostra Borghi e Zanni, credo, quella sera allo Yacht Club sul lago di Como, che parlavano, insomma, della candidatura di Zanni in Europa. Marco Zanni, ex 5 Stelle, insomma, un ragazzo... Lo Zuanni della commedia dell'arte, Zanni. Chi è Zanni? Ah, vedi che non sei veneto. No, sarà lo Zanni. No. Dai, lo Zanni. Adesso ti faccio vedere cos'è lo Zanni. Ah, quindi proprio tu sei uno stalker di Borghi. Ma no, ma io invece no. Anzi, a me piace... Io controllo, guardo e cerco di capire un po' anche la psicologia del personaggio. Allora, questo qui si chiama così? Ma perché è un nome giusto, Ecco. Zanni, perfetto. Ah, ecco, vedi? Nella Grecia antica, Sannos indicava una persona stolta o ridicola. Ecco fatto, perfetto. Infatti, entrò nella cultura teatrale romana, tanto che venne citato anche da Cicerone. Perfetto. Eccetera, eccetera. E poi c'è lo Zanni o il Zuan nella commedia dell'arte, l'ho fatto pure io quando facevo l'attore con Giovanni Boni. E poi facevi l'attore? Ah, che bello. Ho fatto. Questa è molto bella, è carina. Anch'io ho fatto l'attore. Ci sono un pezzo di quando avevo 18 anni. Ah, vedi, Dario Fo. Molto bene. Sì, in realtà dallo Zanni poi vengono quasi tutte le maschere. Sì, da 13 anni, in terza media. E boh, per un breve... Come Calenda, Mannaggia, avete molte più cose in comune di quel che credete. Vedi Carlo? Mannaggia. Ho fatto la con televisione dei ragazzi un po' in teatro fino ai 16-17. Poi tra basketball, alpinismo e politica mi interessavano lì. E anche lo studio. Ho lasciato stare, non lo so scordato. Però il Poli e la Vogaria me li ricordo, belle grandi esperienze. Ma no, adesso non c'entra niente. È venuto fuori per caso, si chiama Zanni. Insomma, quello era il pubblico borghese di Como, dello Yacht Club, che ascoltava il nostro paladino, il tuo eroe, il Claudio, l'amico tuo. Insomma. Claudio, sì. Claudio e Marco. Sembra un cartone animato giapponese. È bello sapere però che con te è una famiglia, li chiami tutti per nome. Sì, adesso io, cioè... Poi su Twitter io chiamo tutti per nome, cioè cosa che... Devi essere così cortese d'ora in poi a chiamarmi il professor Boldrin. Esatto, quindi penso che... Adesso... Sì, perché io non vorrei che qualcuno si offenda, ma io su Twitter chiamo tutti per nome, chiamo chiunque, insomma, per nome, ecco.
Comunque, complimenti per la chiacchierata di questa mattina con Elsa Fornero. Anzi, un favore personale che mi è veramente di manifestare la mia ammirazione la prossima volta che ci parli. Elsa si sta rendendo conto di avere in un gruppo piccolo, però selettivo. Cioè, ecco, Elsa Fornero è veramente una certa ammirazione da persone serie. Ci sarà una ragione di più per venire a Milano? Lo so, Ce la fai? Lo sai, Michele, ci proverò. Lo so, me stesso. Adesso parlo all'Ernesto privato, so benissimo, non ti preoccupare. C'è l'Ernesto pubblico con la maschera, eccetera. Esatto. Poi c'è l'Ernesto privato, io so che non è ovvio. Però comunque tu se la incontri, non so se, però ecco, manifestale veramente calorosamente la mia più adesso, totale. Questo qua glielo mando, Elsa, te lo mando. Via Twitter che ci sei. Professoressa Fornero, lei sappia che veramente, ecco, qua ha un ammiratore sincero. Insomma, adesso mi vede così, non sono proprio il massimo, però ecco, cioè, l'ammiro veramente anche senza maschera, con la maschera, in tutti i modi, ecco. Vabbè. Su questa linea io credo che possiamo solo salutare e augurare a tutti di votare saggiamente, o bene ascoltando me, o bene ascoltando Ernesto, fate un po' vobis. O non ascoltando nessuno dei due, ma votate comunque sia. No! Invece sì, bisogna votare. Ma a che cazzo di follia sono cresciuto te? Lo so. Grande Michele. Non mi hanno mai ripreso in faccia, infatti. Noi che la cultura classica non la esibiamo, esatto. Apuleio immediatamente ci viene. Esatto, ecco fatto. Una letteratura sull'argomento, ma adesso però ci fermiamo, perché qua si parla strettamente di politica ed economia. Esattamente. Ci si diletta di letture. Esattamente. Dai. Va bene, un abbraccio. Prima di concludere, ascoltate a me, fate una cortesia. Vabbè, ascoltate Michele. Poi pensateci, insomma, ecco. Ti voglio bene. Ciao. Anche io a te, Michele. Un abbraccio. Ciao.